Rita Silvagi, lei è candidata al Consiglio regionale con il Partito Democratico. L'Abruzzo ha tre priorità: la crescita, il lavoro e l'ambiente. Quali di questi progetti mettere in campo per superare la crisi e promuovere una svolta? Guardi, non è che dobbiamo scegliere uno di questi tre. Questi tre messi in sinergia fanno la crescita dell'Abruzzo. E in particolar modo io voglio dare voce alle terre alte dell'Abruzzo, quelle che finora sono state definite marginali, ma che per me sono semplicemente marginalizzate dalla politica miope, in particolare in questi ultimi 5 anni, dalla politica miope di Marsilio. Come mettere in campo in maniera pratica, secondo lei? Benissimo, allora, intanto noi dobbiamo riportare le terre alte i servizi, sanità territoriale, una rete di trasporti efficace, efficiente, economicamente sostenibile soprattutto per gli studenti e i lavoratori pendolari. Poi pensiamo alle imprese che sono nei paesi delle aree montane, le piccole imprese commerciali, le piccole attività commerciali e le piccole imprese artigiane hanno bisogno di una defiscalizzazione. La regione può mettere in atto questi strumenti, deve farlo. Queste sono attività che nei piccoli paesi rappresentano un vero e proprio, come dire, servizio pubblico, e per questo motivo va applicato loro una defiscalizzazione. In questo modo non solo sosteniamo quelle già esistenti, ma invitiamo i giovani ad imprendere. La stessa cosa vale per le aziende agricole e le aziende di allevamento. Loro non sono soltanto quelli che ci danno i prodotti buoni, sani, locali, che poi vanno in sinergia anche col turismo, ma sono quelli che presidiano il territorio. La tutela del territorio è svolta principalmente da agricoltori e allevatori, i quali tutelano il territorio, tutelano la biodiversità naturale e agronomica, e a questi va dato, per questi servizi che loro svolgono, che tutelano i servizi ecosistemici, a loro va dato un'integrazione al reddito. Questo è un altro strumento che la regione ha, può fare. E in questo modo noi manteniamo i servizi, da un'altra parte manteniamo le imprese ed ecco che arginiamo lo spopolamento. E arriviamo a quei tre obiettivi. In questo mettiamoci anche il turismo, perché un turismo è una strategia turistica eccellente, e solo quando il turista arriva in un posto dove c'è la comunità solida, viva, e dove ci sono tutte le altre attività, appunto. Il turismo va messo in sinergia con le attività produttive del territorio. Allora abbiamo una strategia di turismo eccellente, turistica eccellente. Allora, io dico questo: abbiamo un candidato presidente della Regione Abruzzo che è Luciano De Mico, che è abruzzese, conosce il territorio, ha la sensibilità, ha queste sensibilità e ha le competenze per fare questo. Quindi io dico che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere a sistema e dobbiamo usare quegli strumenti che finora non sono stati usati in questi 5 anni, cioè gli strumenti legislativi, gli strumenti finanziari per supportare tutti questi settori. L'ambiente c'è, ma c'è in sinergia con tutto il resto. La sua candidatura è stata voluta per appunto rappresentare in particolare le aree interne. Lei ha appunto tracciato adesso un quadro abbastanza esaustivo di questo, mentre come pensa una sinergia tra le aree interne e le aree più costiere o comunque più industrializzate? La sinergia tra le interne e le aree costiere va costruita, bisogna costruirla, è necessario costruirla. Va riconnessa la zona costiera, va riconnessa con le terre alte vanno riconnesse con una mutua solidarietà, un mutuo scambio, perché i servizi ecosistemici che produce la montagna servono alla costa, ma gli abitanti della costa servono alle terre alte, e dobbiamo fare in modo che sì, praticamente ci sia di nuovo come era in altre epoche di grande impresa in montagna, di grande economia in montagna, c'era la connessione fra costa e... Questo lo possiamo fare con il turismo, con le proposte turistiche, lo possiamo fare con
il discorso dei prodotti locali sani e genuini, perché scendere noi a comprare a valle quando è la valle che può venire su da noi a prendere? Perché il turista che si ferma sulla costa? Creiamoli, naturalmente gli dobbiamo creare le condizioni, ad esempio una rete di cicloturismo che dalla costa salga verso di noi, una rete di sentieri, una rete di cammini che esistono, ma in questi 5 anni non c'è stata la minima attenzione per queste cose, non c'è stata la minima attenzione. Io mi sono occupata di cicloturismo, ho di cammini, ma non abbiamo riscontrato attenzione, ecco.